Segretario, procediamo con l'appello. Buongiorno a tutti, procediamo. Seduta della sesta commissione consigliere del Comune di Palermo, numero 974 del 28 settembre 2021. Procediamo con l'appello dei consiglieri. Anello, assente. Canto, presente. Buongiorno. Gelarda, assente. Carpinato, buongiorno. Sacco presente, tre consiglieri su cinque presenti. Constatato il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Oggi abbiamo in audizione l'assessore Martorana, che non è ancora arrivata, sta per arrivare. Quindi, segretario, procediamo con la lettura del verbale per l'approvazione della seduta di ieri. Sì, allora, ieri no, perché non ce l'abbiamo noi, ce l'ha la seconda commissione. Procediamo col verbale numero 792 del 21. Che lo prendo. 792. Verbale, no, non è questo. Verbale L'hai preso tu? Allora, comincia tu. numero 972 del 21 settembre 2021. Il presidente Zacco alle ore 10:10 apre la seduta esterna presso il depuratore di Fondo Verde in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Anello, Canto, Gelardo e Scarpinato. Argomenti da trattare: programmazione, gestione, funzionamento e problematiche del depuratore. Comunicazioni, programmazione incontri vari ed eventuali. Il presidente Zacco spiega le motivazioni del sopralluogo presso il depuratore di Fondo Verde al fine di aprire un confronto con i tecnici per cercare soluzioni risolutive utili ad eliminare lo sgradevole problema dello sversamento sul manto stradale di Piazza Castelforte e via Tirone, ogni qualvolta che si verifica un fenomeno piovoso. L'obiettivo è capire le motivazioni ufficiali e incontrare subito dopo l'amministrazione, che sono coloro alla fine che fanno le scelte per capire se è possibile dare un contributo e dare soluzioni tecniche che possono risolvere e migliorare le condizioni del territorio. Storia. Perché in questo momento tre quartieri sono invasi da liguami: Cattanna, Mondello e Valdesi. Precisa che il presidente ha fatto sapere che non sarebbe stato presente per Storia. altri impegni. Dà la parola al signor Chitone, che è il preposto del depuratore. Il signor Chitone precisa che nei casi in cui l'eccessiva portata delle acque meteoriche arrivano al depuratore delle caducoie stradali e non si riesce attualmente a smaltire, esse acquescono dal depuratore e si riversano sulla sede stradale. In tempi normali non sarebbe successo. Consigliere Gerarda chiede cosa sta facendo l'amministrazione per evitare tutto ciò. Il signor Picone risponde che è stato nominato un commissario che sta progettando qualcosa ma non ne conosce i contenuti. Consigliere Gelarda chiede da quanto tempo si manifesta questo problema. Il signor Picone risponde che si manifesta già da quando il ferro di cavallo raccoglieva tutte le acque meteoriche e le acque reflue si riversavano a Mondello. Poi, da quando è stato chiuso il ferro di cavallo, le acque vengono pompate al depuratore, per cui il golfo di Mondello non le risente più. Il depuratore fa il suo lavoro, ma le acque meteoriche creano problemi. Consigliere Gelarda ritiene che finora non è stato fatto nulla per limitare il problema. Il signor Picone risponde che è stato fatto un accorgimento realizzando le vasche di accumulo per ritardare il fenomeno, sperando che si interrompa la pioggia. Consigliere Gelarda chiede quante volte è successo. Il signor Picone risponde più volte quest'anno, ma anche nel 2020. Il presidente Zacco precisa che ultimamente, con il verificarsi delle bombe d'acqua che sono stati frequenti, non è più possibile tollerare queste situazioni. Tra l'altro, in via Tirone gli uomini si vanno a depositare laddove non ci sono territori e strutture per smaltire le acque piante. E quello che sversa a Mondello crea un inquinamento notevole. Ritiene che farà una proposta all'amministrazione attiva per cercare di capire se continuare ad inquinare con lo sversamento di acque nere su strada oppure se decidere di scollegare alcuni collegamenti di acque bianche e lasciare l'acqua pulita su strada, che sarebbe più logico. Il signor Picone
sostiene che il problema è quello delle acque e delle territorie che si riversano dentro il depuratore. Il presidente Zacco chiede di capire la competenza del commissario nominato dal tribunale per capire se è una competenza totale del depuratore o se è limitata, perché nel caso in cui rientrasse nelle sue competenze si chiederà un incontro con il commissario stesso. Il consigliere Scarpinato chiede di capire sotto l'aspetto progettuale quello che ha fatto l'amministrazione, perché per individuare un percorso dopo uno studio fatto dai tecnici si deve studiare una strategia con un tavolo tecnico e uno di confronto. Dopo che la strategia viene spostata dall'amministrazione attiva, precisa che ci sono degli strumenti come piano triennale che potrebbe dettare la cadenza per un percorso al fine di trattenere questo fenomeno, perché l'infrastruttura della nostra città richiede una rivisitazione per contenere questo percorso. Alla base c'è la mancanza di progettualità da parte dell'amministrazione. La commissione ascolterà l'assessore di tecnici per capire se è stato individuato un percorso negli anni, perché oggi rispetto a 20 anni fa ci sono altre risorse. Questo è un problema grave che affligge la città da tanti anni. Il vicepresidente Anello dà merito al presidente Zacco e il lavoro svolto dalla commissione, soprattutto dell'assessorato ai lavori pubblici, per la sistemazione del ferro di cavallo, perché il ragionamento principale è quello che con la risoluzione del ferro di cavallo buona parte del problema legato al depuratore si risolverebbe senza problemi. Oggi il presidente Zacco non è più in maggioranza, nel corso di questi anni con la collaborazione delle istituzioni regionali si è cercato di portare avanti questa grande opera che andrebbe a bonificare e sistemare tutto quello che riguarda questi tre quartieri. Si augura che il lavoro messo in progettazione sulla bonifica del ferro di cavallo si possa portare a compimento, perché è una di quelle opere che consentirebbe la risoluzione del problema del depuratore e di quello legato al depuratore stesso. Presidente Zacco chiede di fare un giro della struttura per capire tecnicamente il funzionamento del depuratore. Il signor Pitone spiega come avviene il processo depurativo. Il consigliere Canto chiede dove venivano prima sversati gli guani. Il signor Pitone risponde che andavano a ferro di cavallo e quindi a mare, formando una fognatura a cemento. Spiega che i microrganismi che depurano oggi vengono mantenuti sospesi e si nutrono di ossigeno e vengono mantenuti vivi e non si depurano. Continua a relazionare sul procedimento. Il presidente Zacco chiede informazioni sulla provenienza delle acque bianche e quindi quelle piovane. Il signor Pitone risponde che arrivano da tutte le territorie stradali. Il presidente Zacco chiede quando sarà risolto il problema dei cattivi errori dell'impianto. Il signor Pitone risponde che c'è un appalto che è stato affidato a ditte specializzate per la copertura e mostra il tipo di materiale che sarà utilizzato. Il presidente Zacco chiede tempi di realizzazione. Il signor Pitone risponde che prima della fine dell'anno potrebbero essere concluse. Il presidente Zacco chiede di mostrare dall'acqua le vasche, ma essendoci altre domande, il presidente Zacco saluta e ringrazia il signor Pitone. La seduta continua con la programmazione delle attività della commissione della settimana corrente. La seduta si è chiusa alle 10.55. A voi per l'approvazione. Procediamo per l'approvazione del verbale numero 972 del 21 settembre 2021. Anello? Favorevole. Grazie. Canto? Favorevole. Grazie. Gerardi assente. Scarpinato? Favorevole. Grazie. Zacco? Favorevole. Approvato all'unanimità dei presenti. Ora ci sarebbe il verbale numero 973 del 24 novembre 2021. 24 novembre? Ancora deve arrivare. Sì, ottobre. Segretario, settembre. Scusi, con parole sue, segretario, avanti. Settembre. Con parole sue, segretario. E avanti il segretario. Il segretario, avanti. Procediamo alla lettura della tua approvazione. Sai che si Skype quindi ancora a un allora, numero 900, leggo io, Enza. Sempre allora,
Verbale numero 973 del 24 settembre 2021, al presidente Zacco alle ore 10.15, apre la seduta esterna presso la sala Mauro Rossani di Palazzo degli Aquile in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Tanto e Gerarda. Argomenti da trattare, programmazione, problematiche dell'azienda municipalizzata RAPA, comunicazioni, programmazione incontri, varie ed eventuali. La commissione per affrontare l'argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione l'assessore Sergio Marino. Il presidente Zacco dà il benvenuto all'assessore Marino e spiega le motivazioni dell'incontro. Precisa che l'audizione è stata chiesta dal consigliere Scarpinato. Sottolinea che la commissione ha invitato più volte l'amministratore delegato Caruso, ma ha sempre rinviato l'incontro, anche scegliendo lui stesso le date. L'ultimo incontro della commissione l'ha fatta con il direttore generale della RAP, pertanto si vuole capire la situazione della RAP, inoltre si vuole capire come sta procedendo relativamente all'assunzione di nuovo personale, ma anche la mobilità del personale della RESET. L'assessore Marino prende la parola e precisa che probabilmente l'amministratore delegato di recente ha molte cose da fare, quindi spesso disetta le partecipazioni nelle commissioni, così come è avvenuto anche con la quarta commissione, sottolineando che i rapporti con le commissioni devono essere mantenuti. Precisa che la situazione della RAP è migliorata relativamente a Bellolampo, la situazione in fase di definizione relativamente all'ampliamento della vasca terza bis, sottolinea che anche l'atteggiamento della regione siciliana è cambiato rispetto a prima, anche da parte dell'ARPA, che stanno guardando con più benevolenza la situazione. Il progetto è stato già presentato, il sopralluogo da parte del presidente della commissione tecnica dell'assessorato regionale è già stato effettuato ed è garantito di poter utilizzare sia la terza bis che la quarta bis, e che verranno ampliate, ed inoltre si comincerà la costruzione della settima vasca che verrà consegnata man mano i lavori finiranno. Questo garantisce che la situazione è più grave dal punto di vista economico, quindi l'aumento della perdita non ci dovrebbe essere perché non ci saranno gli extracosti. Manca la presa d'atto da parte dei consiglieri del Perfetal 2020, che non ha permesso di aumentare le tariffe e in questo momento in tutto comune in dissesto rappresenta un ulteriore aggravio per l'amministrazione. Rimane sospesa la vicenda del Perfetal del 2020 di 7 milioni e si augura che il Consiglio possa recuperare. Il recupero di queste somme gli darebbe la RAP ad andare avanti. Relativamente al fondo di accantonamento di 16 milioni, si sta procedendo con la liquidazione della somma prevista dalla delibera che ha regolamentato il rientro delle somme in 3 anni. Il presidente Zacco chiede a quanto ammonta il bilancio 2020. L'assessore Marino risponde che il bilancio è stato chiuso in attivo con circa 100.000 euro. Relativamente alla ricapitalizzazione si sta procedendo con l'accelerazione da parte del tecnico e successivamente si procederà alla ricapitalizzazione della società. Precisa che la RAP sta procedendo l'intesa con il comune di prendere la curatela anche delle vecchie vasche in maniera da poter procedere affinché si possa conferire anche in queste vasche. Inoltre si potrà utilizzare il corpo delle vecchie per ampliare il trattamento degli ingombranti che viene finanziato con i fondi POC che farà risparmiare 2 milioni di euro. Aggiunge che è stato finanziato con 50 milioni di euro per la raccolta differenziata, quindi ribadisce che i cittadini non avranno appesantito la pari. A fronte il problema dei 7 milioni e mezzo di euro, è precisa che inizialmente le somme erano bloccate per una incomprensione e grazie al suo intervento chiarificatore le somme saranno sbloccate dopo il sindaco incontrerà l'assessore della regione siciliana. L'emergenza della RAP ormai è diventata cronica, in cui i sindacati hanno il potere in mano nella gestione dello straordinario e decidono se lo straordinario non può cedere un certo numero di ore. Le altre difficoltà sono venute ad un problema organizzativo dei servizi. Fa l'esempio in cui si fa lo svuotamento del cestino e si lascia per terra tutto quello che rimane. Pertanto non si può dire che manca il personale, ma la motivazione vera è che il lavoro è fatto male. Il presidente Zacco fa riferimento allo svuotamento delle campane della differenziata, alla raccolta differenziata, allo spazzamento, che sono servizi che non funzionano. L'assessore Marino continua a relazionare elencando le disfunzioni dei servizi resi dalla RAP.
ribadisce che si deve riorganizzare dal punto di vista lavorativo tutta l'azienda. In ogni caso conferma la necessità da parte dell'azienda di assumere personale, in quanto la pianta organica è sottodimensionata. Affronta anche il problema della dirigenza dell'azienda, che deve cambiare mentalità, anche se questi hanno necessità di essere individuati numericamente con forze giovani. Fa riferimento a proprietà di 2020. Ritiene che la RAP sia un'azienda sana e che la RAP deve necessariamente assumere, non si può aspettare il nuovo sindaco. Fa riferimento al concorso per l'assunzione dei dipendenti e precisa che il concorso è pubblico con l'unica perplessità sui componenti della commissione, anche se il problema è superabile. Oggi non si può impedire per concorsi politici alla RAP di avviare un potenziamento del personale, perché se si perdono 8 mesi la situazione andrà a peggiorare. Si deve cercare di andare oltre. Il presidente Zacco, vista l'emergenza, chiede perché non si è dato seguito alla mobilità. L'assessore Marino rinvia questa risposta dopo. Crede che occorra andare oltre, quindi al nuovo consiglio. Si deve privatizzare, ma occorre stare attenti. Fa ancora riferimento a Bellolampo. Quindi o si privatizza, si fa una società mista pubblica e privata, oppure si potenzia RAP. Se si potenzia RAP è inutile aspettare 8 mesi, perché comunque va potenziata. Per migliorare lo spostamento, ad esempio, l'azienda deve essere potenziata. Precisa che se l'azienda RAP rimane in vita, comunque... Continuate con l'apertura del verbale. Comunque va potenziata. Per migliorare lo spazzamento, ad esempio, l'azienda deve essere potenziata. Precisa che se l'azienda RAP rimane in vita, comunque ha bisogno di personale. Sul personale c'è un piano del fabbisogno fatto dal vecchio presidente e la delibera fino ad oggi è legittima. Questo piano di fabbisogno e la delibera hanno avviato le procedure concorsuali ed anche l'ex presidente Norata lo ha fatto. AMAP e MG hanno fatto selezioni, quindi perché quelli di RAP sono illegittimi? Chiarisce che per lui sono legittimi perché fanno parte dello stesso provvedimento. Se si blocca quello di RAP, si devono allora bloccare tutti. Se le assunzioni di RAP sono illegittimi, è perché manca il piano industriale, allora sono tutti legittimi. Si apre un dibattito con il consigliere Gerarda. L'assessore Marino precisa che il piano di fabbisogno fatto dal dottor Narata prevedeva la mobilità che si è bloccata. Narata non ha avuto l'autorità per farlo. Ricorda anche le dimissioni del direttore di Causi. L'ex presidente Narata, prima di andare via, ha chiesto un parere legale ad un legale esterno e che è agli atti e precisa che non si poteva fare. Si apre un dibattito tra i consiglieri e l'assessore Marino. L'assessore Marino precisa che l'ex presidente Narata ha fatto un piano di fabbisogno per cercare di seguire un percorso diverso, e cioè quello di fare un concorso con una riserva. È normale che 94 dipendenti in attesa abbiano protestato. Sottolinea che il presidente Caruso, così come detto del verbale, ha ritenuto non poteva farlo. Oggi anche lui, guardando tutta la documentazione, ha espresso qualche perplessità. Presidente Zacco ritiene che quando si avvia un percorso occorre portarlo a termine. L'assessore Marino precisa che se il presidente ha le idee chiare, il consigliere non può fare cambiare idea. Occorre coraggio. Ritiene che le responsabilità oggi sono del nuovo presidente e che a lui fa piacere che tante cose ad oggi si sono sbloccate. Sulla mobilità ha preso già impegno con il sindaco e con i sindacati insieme ai suoi legali. I sindacati lo hanno riportato in comunicati stampa ufficiali che non vogliono la mobilità. I sindacati sostiene che hanno un forte potere, quindi se i sindacati ritengono la cosa illegittima porteranno avanti le proprie idee. Presidente Zacco fa riferimento alla commissione interna. Sulla mobilità crede sia necessario chiudere la vicenda, sia in positivo che in negativo. L'assessore Marino è d'accordo con il presidente Zacco. Consigliere Gelardo interviene e ritiene che è una presa in giro tra il sindaco e l'ex presidente Norata. L'assessore Marino spiega che il sindaco ha avviato un meccanismo che dal punto di vista strategico corretto. Ha un bacino reset che in 8 anni non si è visto niente. Il presidente Ranciaro voleva fondi strutturali. Consigliere Gerarda spiega che si può parlare di commesse dirette. L'assessore Marino spiega che tutto quello che viene passato a RAP con i fondi non può passare a reset. Consigliere Canto crede che la RAP subisca un'eccessiva pressione
per il Ferragosto, ad esempio, la città è stata lasciata allo sbaraglio. Fa una riflessione, crede che quest'estate sia assistita ad un ricatto da parte dei sindacati lasciando la città allo sbando. Crede che un'amministrazione che ha una progettualità non può lasciare la città così, fa riferimento ai progetti PUC. Si potrebbero attivare quindi 3.000 PUC a costo zero. Ritiene che è una buona alternativa, tra 300 assunzioni e 3.000 PUC, meglio attivare PUC. L'assessore Marino ritiene che questo sarà il nuovo precariato di Palermo, il consigliere Canto ritiene che non sarà così, crede che potrebbe essere utilizzato e si potrebbero anche utilizzare a rotazione. L'assessore Marino risponde che sta cominciando a cambiare idea sulla loro collaborazione. Consigliere Canto ritiene che se c'è un progetto concordato con l'amministrazione si può evitare tutto ciò. L'assessore Marino precisa che lunedì avrà una riunione con l'assessore Mantegna proprio per i PUC. Ritiene che se ad agosto si fossero attivati i PUC, i sindacati avrebbero risposto in maniera diversa. Consigliere Scarpinato precisa che aveva delle domande da porre all'amministratore delegato Caruso, manifesta il suo personale disappunto per il modus operandi del presidente della RAP, ritiene che non esiste che una commissione che ha nelle proprie corde la programmazione, che ha dato negli anni contributi specialmente per la RAP, dalla commissione sono uscite idee importanti supportando l'amministrazione attiva e l'azienda in un momento di grande difficoltà. Lui stesso, insieme al consigliere Anello, si sono assunti responsabilità importanti quando l'hanno fallita e si è costituita la RAP. Continua dicendo che l'azienda RAP è attanagliata dalle emergenze, riferisce all'assessore che per ben 3 volte su invito non si è mai presentato. La prima volta ha mandato il direttore generale, addirittura la terza ha chiesto lui esplicitamente una data, non rispettandola. Ricorda che esiste una norma che è il controllo analogo, che impone le scadenze di quello che dovrebbero fare le società partecipate, perché è giusto vigilare sulle fattispecie. Precisa che lui stesso ha chiesto al presidente. Contrari, nessuno, astenuti, nessuno, il verbale è approvato. All'assessore. Oggi noi è la prima volta che vi sappiamo dopo più di un anno. Tanto grazie per essere qui. L'unico della seduta è registrata, okay. Quindi sarà pubblicata sempre lo futuro comune a porre il consenso. Grazie. E allora, assessore, noi come commissione abbiamo incontrato i commercianti di Valdesi, quel tratto che è pedonale. E in quell'occasione diciamo che abbiamo ascoltato le lamentele ma anche le preoccupazioni di coloro che sono là da anni e che purtroppo quest'anno hanno visto un calo notevole degli incassi a seguito di questa regionalizzazione improvvisata e non partecipata, perché le riunioni parlavano sempre della piazza, parlavano sempre da via Glauco in poi, quindi dalle terrazze. Questa penalizzazione per il tratto di Valdesi è stata una forzatura da parte dell'amministrazione e quindi loro non erano pronti per potersi organizzare, quindi le attività che erano alle 20 quando forse magari iniziava a popolarsi un po' l'area pedonale, anche se devo dire che non ha avuto grande successo la penalizzazione di Lungo Marco. Adesso che per tutti noi penso che un uguale personale è meraviglioso, però dobbiamo capire come cercare di non danneggiare l'attività. Questa commissione, dopo la sfiducia all'assessore alla mobilità, non riconosce più un assessore alla mobilità della città di Palermo, quindi non abbiamo interlocutori politici per questo settore. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo convocato lei, che alle attività produttive tra le telemi, perché l'obiettivo è proprio quello di tutelare queste attività che rischiano di chiudere per sempre. Quello che loro chiedono è intanto la sospensione, visto che ormai la stagione estiva è terminata, i turisti ormai sono pochi presenti nelle località balneare, il giorno 30 smonteranno tutte le aree attrezzate delle spiagge, per cui rischiamo di desertificare totalmente questo tratto e quindi credo sia necessario che l'amministrazione si confronti per capire realmente se, così come chiedono le attività, ma così come diciamo vorrebbe anche la logica,
la sospensione di questa pedonalizzazione. Quindi prima di darle la parola a lei, chiaramente oggi non può fare altro che recepire le nostre istanze e poi portarle all'interno della giunta, non ci aspettiamo una risposta nemmeno un impegno sul risultato, chiaramente la commissione ha grande stima di lei, lo abbiamo detto più volte tra i pochi assessori questi anni, quindi aspettiamo solo che si faccia la faccia da tramite tra le richieste dei cittadini che arrivano attraverso questa commissione e l'amministrazione attiva che purtroppo ha deciso di non dialogare più con la politica. Una domanda, diciamo, le attività di cui stiamo parlando sono la prima, quelle di Centro Silenetta, quindi prima la farmacia, perché poi non ci sono più attività. Dove sono questi bar? Anche se da qualche giorno iniziano pure a preoccuparsi quelli della piazza, perché è una pedonalizzazione dalle 18 alle 24 tutti i giorni, anche quella diventa pesante da sopportare, anche quella è da valutare. Attualmente l'ordinanza prevede fino al giorno 1 novembre, sembra un po' eccessivo a quello che stiamo vivendo, e non dimenticandoci dell'anno che hanno trascorso le attività devastata dai danni della pandemia. Però ciò che preoccupa è che l'assessore si è già esposto dicendo che per lui rimarrà così. Ma tra l'altro c'è la stagione domenica che si inizia il 30 settembre, quindi già è una forzatura l'ordinanza al 1 novembre con la stagione balneare che si conclude il 30 settembre, c'è tutto questo mese di ottobre che è in più, e poi come diceva giustamente il presidente Zacco, abbiamo saputo che l'idea dell'assessore è quella di lasciare le cose così come stanno e quindi l'ordinanza di pedonalizzazione lasciarla così anche dopo il 1 novembre, questa è una cosa, diciamo, quantomeno ridicola. Io direi di fare l'intervento di consigliere e poi lei in conclusione, perché non, ripeto, non si può prendere impegno, lo sappiamo. Abbiamo poco da aggiungere, abbiamo poco da aggiungere rispetto alla disamina che ha fatto il presidente. Ci sono però delle preoccupazioni. Noi in passato, durante questa consigliatura, più volte ci siamo scontrati con le modi superandi di un assessore che ormai è stato sfiduciato. Detto bene il presidente Zacco, noi riconosciamo quell'autorevolezza che è propria dell'assessore a ramo che ha interessato per la mobilità e traffico. A Palermo quello che è sempre stato temporaneo, lui l'ha fatto sempre diventare permanente. Non ci sono mai stati provvedimenti che avevano una fine per poi essere trasformati, quello che abbiamo visto da innumerevoli pedonalizzazioni che non sono passate nemmeno dal Consiglio Comunale, che è l'unico organo preposto all'autorizzazione. Quindi i provvedimenti temporanei sono sempre diventati definitivi e questo ci allarma un po', perché in questo caso si va a coinvolgere un settore martoriato come quello delle attività produttive, che dopo la pandemia non ha visto più la luce. Noi, questa commissione, come sempre, non ha fatto mancare la propria disponibilità ad ascoltare i commercianti, siamo andati sul posto, abbiamo raccolto le legittime istanze, che a mio avviso sono frutto, come al solito, della mancata programmazione da parte di questa amministrazione attiva, perché se io devo emettere un provvedimento, sarebbe opportuno consultarmi, ascoltare anche quelle che possono essere legittime istanze, proprio lo preciso nuovamente, in questo caso dei ristoratori. Bastava poco per evitare anche questi inconvenienti che vanno per forza di cose a cadere in maniera negativa sul pane delle persone, perché stiamo parlando della vita di attività produttive che sono costrette anche a licenziare, immaginare dei percorsi che poi e non fanno bene non solo al settore ma a tutta la città. E questa amministrazione, al di là del rapporto che si è ristabilito con lei, che ha sempre dimostrato disponibilità anche all'ascolto, perché poi al di là delle posizioni politiche noi qui tutti abbiamo cercato di remare in un senso, che è quello
per il bene comune dei cittadini, e lo abbiamo fatto ognuno con le proprie posizioni. Da parte sua abbiamo trovato grande apertura, quella che non c'è da parte, non c'è stata una parte della sezione Catania e da anche da altri assessori. Noi la preghiamo ovviamente di farsi portavoce solamente perché le attività tutte sono in capo anche come delega al suo assessorato. Sappiamo bene che, come ha detto il Presidente, non ci può dare una risposta, però è giusto e doveroso portare all'evidenza di un assessore che, ripeto, quello che è temporaneo lo fa diventare permanente, in questo caso a discapito di famiglie che non vivono più, sopravvivono. Il momento pandemico è stato devastante, questa stagione che doveva rappresentare il rilancio di queste attività produttive viene minata anche da provvedimenti che non hanno una logica, perché se la chiusura, come poi il Presidente ha detto, ci sono 4-5 attività produttive, 6 attività produttive, adesso non so se lo ricordo, che non me lo ricordo, però se si fosse spostato in avanti queste attività produttive sicuramente non avrebbero solo questo momento di sconfortante sotto il profilo commerciale. Le cose si devono fare a ragion veduta, programmando e soprattutto confrontando. Ancora una volta, da parte della Commissione c'è un cartellino rosso nei confronti di questa amministrazione, non me ne voglia perché lei non ha colto anche in questo caso, ma noi che siamo il fronte office dei cittadini partiamo l'obbligo e il dovere di contare con la sua evidenza in questo momento, ma anche lo faremo anche in aula qualora fosse necessario, perché ho bisogno della gente, non ci può giocare nessuno. Gente paga le tasse, vuole lavorare in maniera onesta e questa amministrazione, piuttosto che danneggiare, deve mettere in condizioni i commercianti di poter espletare il suo lavoro. Grazie. Grazie. Sono portati tutti, facevano una gara a chi poteva intervenire prima, ognuno rappresentando un disastro economico per la propria azienda, chi che portava i licenziamenti, chi portava il calo di fatturato, il calo di vendita. Quindi questa è la realtà. Se rispetto a questa realtà che c'è la possibilità di prendere i provvedimenti, è ben meglio. Grazie, consigliere Canto. Consigliere Gerardo, prego. Sì, assessore, non a caso consigliere Zacco diceva che lei è uno dei pochi assessori che stimiamo, non è solo per come si presenta o per come ci parla, perché lei è una di quelle scelte del secondo o terzo tempo dell'assessore del sindaco. Quando il sindaco ha capito che stava fallendo su tutto, ha cercato di modificare un po' parte dell'impostazione, allora ha messo degli assessori che dialogano con gli altri, cioè che cercano il confronto di lei, l'assessore Sala, l'assessore Martina, che ora che non c'è più. Noi quello che chiediamo, che abbiamo sentito dire anche, ma c'è un telefonino o una versione quello che vorremmo, che abbiamo chiesto, che abbiamo sentito dire dai commercianti in quella zona, e che sentiamo dire da tutte le persone, che vorremmo delle scelte che siano condivise. Non ci vuole molto a sedersi in tavolo, a farsi raccontare quello che la gente vuole, poi chiaramente decido io, ma decido sulla base di quello che ho sentito, perché la preoccupazione che ogni tanto ci viene in mente è che certi suoi colleghi assessori in certe zone di Palermo forse ci sono stati quando erano piccoli e li hanno portati per comprarsi un gelato o i popcorn, non girano. E allora questo è quello che vorremmo noi, ed è un principio, qua c'è il mio collega di partito, il consigliere Anello, che come Lega noi vogliamo portare avanti, ma sono sicuro anche, cioè il confronto. Possiamo decidere qualsiasi cosa, se lo stabiliamo insieme ai nostri,
questo è quello che vogliamo noi e vogliono anche gli altri, perché abbiamo dimostrato, e si è visto con la ZTL, si è visto con questa regionalizzazione, che molte cose calate dall'alto, senza nessun tipo di feedback da parte di chi ci vive, diventano disastri. Ci voleva poco per migliorarle, per cambiarle, per aggiustarle sui bisogni dei cittadini e in questo caso delle attività commerciali. Quindi speriamo, ovviamente siamo certi della sua collaborazione, sappiamo i limiti che però abbiamo, che sono in massima parte dettati da questo assessore che, come diceva consigliere Zacco, noi non riconosciamo più per tale, lo consideriamo decaduto almeno politicamente. Questo. Grazie consigliere Zacco, assessore. Lui già ha parlato. Volevo fare un intervento ulteriore che diciamo non riguarda l'argomento sulle penalizzazioni, sulla penalizzazione di Mondello, ma riguarda un argomento analogo per cui io già ho intenzione di redigere un ordine del giorno da portare in consiglio comunale per affrontare questo argomento. L'argomento è le 19 attività commerciali più 5-6 distributori carburante che l'amministrazione attiva nella persona dell'assessore già caduto per noi, questo Catania, con gli uffici e in testa il dirigente responsabile degli uffici della mobilità ha diciamo. Può ripetere per favore, perché con il motore non si è sentito nulla, sì. Vicepresidente, mi scusi, ma... Prego, ribadisco. Abbiamo l'obbligo di tenere le teste aperte. Ribadisco. È nata una problematica legata alla richiesta di revoca delle concessioni per 19 attività commerciali più 6 distributori di carburanti, che non esistono nel tracciato delle linee del tram che attualmente è in programmazione. Non è, questa è una cosa che è importante specificare, non è stato ancora definitivamente approvato, non è detto che lo sia, e comunque ammesso in un concesso, così come sostiene il dirigente del settore mobilità, che serve la disponibilità delle aree entro il 31 dicembre del 2021, non ritengo sia assolutamente necessaria e utile la revoca delle concessioni, semmai è molto più proficuo sia per le attività commerciali che sono già in ginocchio per tutto quello che è successo, sia perché ancora non ci sono certezze sulla realizzazione di quest'opera. Possibilmente sarà addirittura variata o cambiata per quello che sono le intenzioni di buona parte, secondo me, dei consiglieri comunali, e per cui ritengo che sia necessario, semmai, trovare una linea di intesa e d'accordo con le attività commerciali che possono benissimo dare la disponibilità alla revoca delle concessioni 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, e magari anche prestando una riduzione per l'eventuale spostamento, io mi riferisco per esempio a qualche edicola piuttosto che a qualche fioraio. Ragion per cui ritengo, e questo lo sollevo qui in commissione, lo ribadisco, lo porterò in discussione in consiglio comunale insieme ad altri consiglieri e insieme ad altri capigruppo che hanno già dato la disponibilità a portare avanti questa problematica, perché è una problematica che vede più di 25-30 attività commerciali e quindi una serie di posti di lavoro a rischio inutilmente, solo ed esclusivamente per non volere trovare attraverso il confronto una soluzione che è alla portata. Fino a quando non inizieranno i lavori, non capisco, ribadisco il motivo per cui si deve levare e non si deve dare l'opportunità a chi lavora di continuare a lavorare. Questo era un argomento che volevo specificare, e se lo possiamo già
affrontare oggi stesso in commissione è utile. Cominciamo dall'argomento di cui vi parlerò oggi, oppure dall'argomento di oggi. Allora, ovviamente per riguarda l'aspetto della modernizzazione, porterò l'attenzione dell'assessore Catania e anche della Giunta delle vostre richieste, delle vostre osservazioni. Per quanto riguarda le singole attività commerciali che sono oggetto, che hanno presentato l'intere a seguito del vostro sopralluogo, vi voglio chiedere, questi titolari di aziende hanno specificato, a parte la richiesta di loro, che cosa chiedono? Che venga arretrata la valorizzazione comune non riguardi la loro area, o hanno fatto qualcosa? Poi sono pochi metri, sì. Alla fine sono pochi metri. Loro chiedono che venga quella parte riaperta al traffico, quel pezzettino, sì. Poi diventa. Ma in realtà chiedono la sospensione di questo bilancio o anche spesso. Perché diventa pure fondamentale quando piove, perché là si allaga parte del quartiere e quindi poi vuole via di pure. Io vi dico pure che alcune, ho visto anche sui social che molte persone sono a favore comunque della padronizzazione. Certamente comunque queste aziende devono essere tutelate, perché il concetto di padronizzazione magari di per lì comporta uno stravolgimento della privatizzazione, dei modi di vivere di tutti i cittadini, sia di chi ci vive, sia di chi di solito passeggia o va con la macchina, quindi credo che implica una riorganizzazione di uno stile di vita. Però già nel medio periodo, ma sicuramente nel lungo periodo viene apprezzato, perché significa meno inquinamento, meno traffico, una maggiore vivibilità della zona. Però questo comporta anche una riorganizzazione anche delle attività che là vivono, tant'è vero che a mia macchina nel 2010 c'è stata proprio una rivoluzione, ora invece è molto gradito il fatto, però è chiaro che anche le attività commerciali si riorganizzano. Per questo vi chiedevo se loro hanno, a parte la richiesta di sospensione o di arretramento, quello della novità è quello di poter lavorare. Sì. Ok, quindi in questo senso poi, allora vediamo. Si potrebbe pensare di dividere la carreggiata a metà pedonale, metà. Tipo, poi ci sono ufficio tecnico, potrebbero aiutare può spostare di 100 metri insieme, sono già adiacenti, già alla fine sì, anche se va bene, ok, insomma, vediamo in che modo possiamo tenere conto di quelle che sono le loro esigenze. Dopodiché, sì, esatto, quindi sicuramente nel lungo periodo sarà una cosa gradita. In questo momento è anche il cittadino palermitano che magari non è abituato a fare qualche passo in più a piedi, però sicuramente va rispettata la loro richiesta e se è possibile andare incontro a quelle che sono le loro istanze, anche in funzione di come hanno vissuto in questo ultimo periodo dal punto di vista imprenditoriale, quindi se hanno avuto effettivamente un piano di fatturato, bisognerebbe. Loro possono ancora dimostrarlo, hanno detto chiaramente, hanno un piano con però ricordiamo anche se c'è il contrario, cioè ascoltarli più da vicino. Dopodiché, anche perché in linea di massima tutte le attività del settore turismo, del settore della ristorazione hanno rilevato, riportato un incremento del fatturato, ringrazio del cielo, e quindi quel fatto di fare l'attività all'aperto. In questo momento c'è ancora la questione degli stalli blu che c'è da un lato la COA che ha subito terminato le tariffe, l'AMAT c'è stata la questione di che non sono state determinate, quando sono arrivata io in assessorato le tariffe non erano state, il cosiddetto ristoro non era stato quantificato, poi attraverso una riunione è stato quantificato in misura pari alla COA, quello che ha determinato la COA. Però la questione è che nei confronti dell'AMA, visto che la redditività media degli stalli non è detto che coincida con quella COA, abbiamo chiesto all'AMA, e questo è stato l'accordo scritto a verbale, abbiamo chiesto ad AMAT di quantificare la redditività media. Da allora, che è il 13 maggio, purtroppo la quantificazione non è avvenuta, personalmente due note al presidente Civino che mi ha rassicurato che mi avrebbero fatto avere questa quantificazione, questa redditività media, ad oggi non l'abbiamo avuta, ma
condivido il fatto che la premo a breve, perché è giusto che gli ristoratori paghino in funzione di quello che è, perché deve essere un ristoro per l'AMATO, non deve essere né una perdita né una plusvalenza. Quindi ci aspettiamo che questa quantificazione avvenga in tempi brevissimi, in maniera che diamo l'importo giusto ai ristoratori, che devono pagare l'importo corretto. Questo importo non va nelle casse del comune, ma sono appunto un ristoro per l'AMAT, che è comunque un'azienda che ha sotto controllo, in base alla convenzione, questi stalli. Quindi è previsto nella convenzione che loro spetta, e quindi così può essere. E questa era proprio una questione che ci tenevo a precisare, perché ci sono state numerose lamentele, però anche leggendo gli articoli di stampa mi rendo conto che chi magari si lamenta non ha detto che non sta bene in questo tutto l'argomento. In ogni caso lo sto seguendo personalmente, perché a parte un impegno che ho preso nei confronti dei ristoratori e riguarda il mio assessorato, e quindi stiamo cercando di gestire questo rapporto con l'AMAT e con il paziente Cino. Per quanto riguarda la regionalizzazione comunque di un livello, effettivamente secondo me siamo in una fase in cui dobbiamo riuscire a fare vivere questa area regionalizzata, perché è vero che ora non passano più le macchine, però deve essere vissuta, deve dare vita, perché questo comporta che più persone vanno, si fermano, prendono il gelato, mangiano, insomma, perché in questo momento effettivamente da cittadina mi rendo conto che ancora non dà quella sensazione di maggiore vita che invece la sostenibilità dal punto di vista ambientale dovrebbe comportare, come è accaduto magari appunto in via Macheda o in altre zone regionalizzate da più tempo. Quindi, però di contro, noi come SWAP possiamo dare l'autorizzazione a chi ci fa l'istanza. Se l'istanza non arriva, noi possiamo dire ok, vai là. Quindi in questo momento cerchiamo di ascoltare quelle che sono le richieste, perché effettivamente ci piacerebbe che... Il problema è che i locali sono pochi, perché quelli che sono pubblici non ce l'hanno. Nel periodo invernale ormai non c'è più nessuno nella località balneare. Io potrebbe avere un senso forse di colazioni, potrebbe avere un senso forse sabato e domenica, però dal lunedì al venerdì non ci fa nessuno. Prima ci andava la mamma, si fermava al padre, prendeva la colazione per le scuole, poi se ne vanno fuori dall'area pedonale, perché la mattina perché poi sono tre barre, mangiolateria, non è che è una farmacia, non è che sì, in qualche modo bisogna trovare un sistema per quindi diciamo non è la soluzione, c'è solo sì, la volontà, sì bisogna trovarla, perché la volontà è il peccato, è un peccato, perché è una soluzione che non penalizza nessuno se tu la sposti di 50 diciamo non si va nemmeno a applicare, no, nessuno mette in discussione la penalizzazione, la penalizzazione ci sta tutta, però se la sposti di 50 metri avanti, ma questo sì, dobbiamo vedere un pochettino come poter aiutarli nel giudizio, perché è chiaro che nel breve periodo avverrà sicuramente un cambiamento, però nel frattempo dopo potrebbe non arrivare nel medio periodo se hanno questo calo di fatturato e temono soprattutto per il discorso dell'inverno, non dobbiamo portarli in sofferenza, perché poi è difficile riprendersi sicuramente. Quindi questo va attenzionato immediatamente. E dopodiché Anello. Allora, per quanto riguarda la realizzazione delle linee di tram, allora lei ha detto bene, effettivamente è stato inviato lì per lì, insomma, diverse cose a marzo 2021, una lettera a questi ai titolari delle attività la cui sede è interferente rispetto alla realizzazione delle linee del tram. È stata inviata una lettera dove veniva detto loro che il 31 ottobre la loro concessione non sarebbe stata rinnovata e quindi dovevano andare via. Effettivamente, peraltro anche grazie alla vostra commissione, perché mi sono accorta di questa lettera che io non conoscevo, comunque me la sono accorta quando voi me l'avete fatta attenzionare, e quindi io, attraverso questa lettera, che francamente mi ha comportato, diciamo, un dispiacere nei confronti, perché mi sono immedesimata nei confronti dell'attività, perché comunque da ora si legge quella lettera, effettivamente, ma
che cosa devo fare. A questo punto io ho convocato tutti i titolari di queste attività il 12 luglio, abbiamo ascoltato anche le loro legittime lamentele, perché tutto un imprenditore arriva a una lettera del genere, quantomeno si sente diciamo, impaurito e lasciato solo. Siccome la sensazione non deve essere questa, perché alla fine stiamo cercando di realizzare un'opera pubblica di importanza cruciale per tutta la città, e loro sono cittadini, quindi loro di questo sono consapevoli e contenti, perché sanno benissimo che è un'opera importante per la città, ma al contempo non possono perdere la loro attività, perché loro con quell'attività, oltre a sopravvivere loro stessi, fanno vivere le loro famiglie. Per cui a questo punto, dopo appunto un confronto avvenuto a luglio, li ho reinvitati, non mi piace la parola convocati, perché io li ho reinvitati perché per loro doveva essere un'opportunità, e stavolta li abbiamo invitati alla presenza dell'ingegnere Cassata, che è il progettista del tram, e alla presenza dell'ingegnere Ciraldi, c'era il dottore Calatiota, insomma eravamo un team di persone che cercavano appunto di ascoltare le loro esigenze e le loro necessità. E quindi a questo punto cosa è successo? Abbiamo verificato con i tecnici se fosse possibile che la loro attività potesse permanere in quella zona, in una zona limitrofa, o potesse subire una piccola variazione compatibilmente appunto alla realizzazione del tram. In sostanza, rispetto a tutte le attività che abbiamo convocato, alcune di queste è necessario semplicemente che ruotino, per esempio se si tratta di qualche edicola che deve ruotare, quindi rispetto ad una posizione si deve mettere dall'altro lato, perché in quella zona passerà il tram o comunque ci saranno i lavori per il tram. Per altre attività che sono facilmente trasferibili abbiamo concesso loro la possibilità di rimanere più tempo, perché ci sono i cosiddetti librai, questi sono facilmente movibili, per cui abbiamo detto potete rimanere. Si è provata la soluzione. Questi librai non hanno pace. Cioè, sì, siamo qua nel 2017. Alcuni sono proprio un pochettino sfortunati, perché raccontano che prima del passato proprio, cioè, ma proprio una cosa pazzesca, quindi sembra che siano un po' perseguitati. Però purtroppo è così. Quindi, però attraverso questo dialogo, come del resto avete chiesto voi, e io ci credo tantissimo in questa cosa, sentendo anche la sofferenza, anche il trascorso, perché noi non ho storie da raccontare, quindi infatti diciamo gli appuntamenti non sono stati veloci, ma era giusto che si ascoltassero, anche perché lo stesso ingegnere, il progettista del tram, si è accorto che di fronte a quella attività, cioè dietro quella, diciamo, quella lettera, c'era una vita di una persona, e alcuni erano veramente situazioni un po' difficili. Comunque stiamo cercando di tenere conto di tutte queste esigenze, ognuno di loro però si è reso conto, per cui ha dato la disponibilità al trasferimento, e quindi sarà una cosa che stiamo gestendo insieme, perché è giusto che non ci sentiamo soli, e che sappiano che da parte dell'assessorato c'è la massima disponibilità, non soltanto all'ascolto, ma anche per una soluzione d'urgenza. Per quanto riguarda le soluzioni, allora abbiamo proposto loro, perché siccome appunto, come dicevo giustamente il consigliere Anello, che sicuramente è a conoscenza, per aggiudicare i lavori è necessario che già il LUP faccia una dichiarazione dove dice che le aree sono accessibili, quindi altrimenti non possono essere non soltanto cominciati i lavori, ma proprio non possono essere aggiudicate esatto. Allora che cosa succede? Il RUP ovviamente può fare questa dichiarazione, siccome viene fatta ai sensi del DPR 445, quindi in autocertificazione, quindi per dichiarare che le zone sono accessibili deve sapere che le attività si sono già spostate. Allora, l'ipotesi della deduzione è stata comunque vagliata, è resa disponibile, ma per quelli che sono i piccoli esercenti e quindi i piccoli concessionari, ovviamente il costo di una fideiussione è importante, quindi a questo punto bisogna sorpresare, cioè l'ipotesi di fare subito il trasferimento o prestare la fideiussione, e giustamente loro hanno preferito eventualmente optare
per diciamo, spostare l'attività piuttosto che pagare una fiduzione, anche perché per la fiduzione non avrebbero un tempo certo, perché l'accordo sarebbe stato che il SUAC avrebbe comunicato 60 giorni prima la necessità di spostarsi, quindi magari mi ha detto che questo potrebbe venire tra un mese, tra due mesi, quindi spendono magari 1.000 euro. Quindi a questo punto giustamente, essendo imprenditori, avendo loro la necessità di pianificare, preferiscono, perché sono persone razionali, a parte dal punto di sicuramente iniziale. Quindi fare lo studio benefici costi. Esatto, è normale che imprenditori, giustamente loro pensano, ok, piuttosto che spendere questa cifra in questo momento, preferisco già trovare una soluzione che possa risolvere il problema a monte. E l'incontro è stato fatto anche con la presenza del progettista, perché ovviamente ci poteva essere la possibilità, ma che magari qualcuno decidesse di spostarsi in un altro posto e magari da lì, da qui a un anno, sarebbe passato il tram. Quindi abbiamo voluto scongiurare che si verificassero situazioni paradossali come quelle che alcuni hanno purtroppo subito. Invece l'ipotesi della fiduzione è piaciuta, ma perché hanno ovviamente una capacità finanziaria differente ai distributori di carburante. Per loro, perché per loro ogni giorno che sono là significa avere un certo introito dal punto di vista finanziario ed economico, e quindi hanno la possibilità eventualmente di trasferirsi in tempi certi, perché ovviamente a parte del lavoro conoscono già in che modo e tutto il pieno bisogno, e quindi a questo punto da parte loro c'è stato un interesse verso l'ipotesi di pagare la riduzione garantendo il trasferimento, e però già ci stanno sottoponendo le ipotesi delle zone in cui si dovrebbero trasferire, perché ovviamente siccome questi distributori dei carburanti in questo momento sono in città e ovviamente non è più una cosa pensabile, esatto, quindi a questo punto stanno cercando delle zone che sono al di fuori del centro storico e comunque al di fuori di una zona più periferica. E quindi abbiamo cercato di contemperare anche delle esigenze, tenendo conto anche di quella che può essere la pianificazione di lungo periodo, perché gli imprenditori devono poter fare una... E quindi queste attività il 30 ottobre non chiuderanno? Chiudere no. Nel senso, la regola non si darà. Allora, intanto non si tratta di regola, ma è mancato rinnovo, perché già sono scadute. Quindi abbiamo detto loro, noi non te la rinnoviamo in quel posto, ma dici dove vuoi andare. E abbiamo trovato insieme delle soluzioni che per loro non ci ho portato. Non dico che si dovesse sottenere la diciamo, l'amministrazione ha appunto proquito perché ha ascoltato alla viva voce dei... Sì, dei e questa è stata una cosa anche grazie al vostro interessamento. Quindi sono contenta che questo lavoro secondo me di squadra è fatto perché mi pare di capire che ancora la soluzione non si è trovata per una serie di attività. Noi abbiamo convocato quelli della linea tram A, perché la prima, quella del 31 ottobre e 31 dicembre, dopodiché verranno convocati a tutto il giro anche gli altri, quelli che previsto che si debbano per le linee del 2022. E quella del 31 ottobre e 31 dicembre? Allora, a parte un'unica situazione difficile per la quale stiamo riflettendo in che modo trovare una soluzione, poi le altre o direttamente avevano l'interesse a spostarsi in un'altra zona perché stanno approfittando della necessità e quindi a questo punto hanno voltato delle zone che secondo loro sono più redditizie. Oppure abbiamo trovato un modo soft di trasferimento, perché anziché prendere tutto e andare in un'altra zona, perché il loro problema è anche l'avviamento, perché giustamente, quindi giustamente loro hanno la loro clientela di fiducia, insomma un rapporto confidenziale, perché sono presenti nel territorio da tantissimi anni, quindi conoscono proprio, le persone vanno da loro quotidianamente, soprattutto si tratta di edicole, eccetera, eccetera, quindi laddove possibile hanno la possibilità appunto di rimanere nello stesso luogo, che per loro significa mantenere l'avviamento, che è la cosa più importante. E quindi questo, cioè, ogni volta che abbiamo potuto, effettivamente per tutti abbiamo cercato di farli rimanere in loco. Quindi tutto sommato, allora io sono a parte una situazione che è ancora un po' difficile, poi per le altre abbiamo trovato delle soluzioni assolutamente condivise, per cui le riunioni sono andate bene.
E allora aspettiamo, va bene. Va bene. Tanti. Va bene, va bene. Ringraziamo l'assessore e allora aspettiamo poi il riscontro sui temi affrontati oggi. Dottore Palazzolo, noi predisponiamo la convocazione per il presidente AMAT, il dirigente del settore, per sollecitare pure noi la quantificazione dei costi. Approfittiamo della convocazione del presidente AMAT per parlare pure di altro, è giusto? Va bene, grazie assessore. Grazie a voi. Buona giornata, buon lavoro, la seduta è chiusa. La seduta è chiusa, quindi possiamo interrompere. Va bene. Dai, conferma che è interrotto. Sì. Dobbiamo riorganizzare di nuovo la macchietta del caffè.